Cari amici telespettatori, ben ritrovati. Anche oggi appuntamento con le minime e le massime astrologiche, segno per segno. Ariete, foschia, cercate di essere più decisi nella vita privata. Se temporeggerete, potreste perdere la persona che vi sta a cuore. Nella professione, curate i particolari, vi aiuteranno a dare di voi un'immagine impeccabile. Per tutti, dedicate più ore al riposo. Per il Toro il cielo è ombrato, tendete a considerare il partner un essere infallibile al quale bisogna lasciare l'ultima parola, ma le cose ben presto cambieranno e vi converrà tenerne ben conto prendendo le distanze. Gemelli, per voi tempo incerto, il partner potrebbe trascurarvi a causa della professione, ma invece di rimproverarlo, fatelo sentire compreso, gli darà la carica giusta per raggiungere al più presto gli obiettivi prefissati. Cancro, mari poco mossi, la Luna, Marte in Leone, Venere e Mercurio vi danno una bella sferzata di energia e di voglia di vincere. Fidatevi delle persone con le quali avete a che fare, soprattutto degli amici, essi vi aiuteranno a trovare nuovi campi di interesse. Leone, clima caldo e sereno, sul lavoro tenderete ad essere precisi ed efficienti come degli orologi svizzeri e da ciò non potrete che trarre notevoli gratificazioni e ricompense. Nella vita di coppia il partner, senza farlo pesare, vi ha dato davvero molto. Vergine, variabile, se siete in vena di progetti è un ottimo momento per affrontarli insieme alla dolce metà. Nonostante gli sforzi, non riuscite a convincere quel familiare a mettersi in affari con voi. Non demoralizzatevi, la pazienza è la virtù dei forti. Bilancia, per voi bel tempo. Prima di prendere decisioni inerenti alla professione, cercate di riflettere e di farvi consigliare da un esperto. Mettete da parte l'impulsività e sfoderate la logica che c'è in voi. Clima sereno in famiglia. E per lo Scorpione si prospettano quasi temperature estive, sentimento in primo piano, riuscite a mettere d'accordo romanticismo, passione e tenerezza. Un imprevisto sul lavoro può offrirvi lo spunto giusto per portare dei cambiamenti al vostro modo di operare. Per il Sagittario c'è qualche nube all'orizzonte. Marte vi ama, ma i pianeti alle spalle del vostro segno vi invitano alla prudenza e alla riflessione prima dell'azione. Anche se vi sembra di conoscere tutti gli aspetti di una questione, non è così. Dovete rivedere certe spese prese di posizione. Capricorno, venti deboli, inutile farsi troppe domande. Lasciatevi andare i sentimenti senza falsi pudori e scoprirete che la persona che vi piace vi ricambia in pieno. Un amico vi aiuterà a risolvere una questione che vi sta a cuore. Acquario, per voi burrasca all'orizzonte, una gran fatica per niente. Inutile intestardirsi in vicende amorose troppo complesse e alla fine anche frustranti. Perché non convogliate la vostra creatività e vitalità verso altri obiettivi? Un familiare potrebbe tentare di scatenare burrasca in famiglia. Pesci, per voi mari poco mossi, tendete a scappare con la fantasia, vi rifugiate nei sogni ad occhi aperti oppure desiderate andare lontano, fare un lungo viaggio. In realtà le cose non vanno così male. E io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito. Naturalmente le nostre previsioni astrologiche tornano domani mattina. Grazie e arrivederci.